Quindi adesso dobbiamo diventare tristi perché c'è Noyz Narcos e non si può parlare mai di Noyz Narcos perché c'è i puristi che dicono: ah, hai parlato male di Noyz Narcos. Ha parlato male anche di tua madre, va puttana, nessuno si è lamentato. Come mai? Ciao, Felice Gresso! Me l'avete chiesto in tanti, me l'avete chiesto in molti, me l'avete chiesto dove me ne frega un cazzo. Noyz Narcos. Noyz Narcos, che io ho già sentito il pezzo perché sono un amante di Noyz Narcos segreto. Ah, tu sei il fanboy di Noyz Narcos. Mi piace farmi toccare il catch da Noyz Narcos. Noyz catch. No, non ci sta. E... ma gli piacciono i nachos? Noyz Narcos. Noyz Skinny che ci odia. Perché? Parla della cocaina e noi diciamo: ma devi parlare della cocaina. Invece lui si infissa con la cocaina. Skinny per quello. Se no me moro. Allora, io ho sentito solo il ritornello perché fa da un cazzo. Ah, senti che bello. A me non mi fregava un cazzo. Io piuttosto che il ritornello di Noyz Narcos avrei preferito sentire la sigla. Della per merda. Pulisce un po' le orecchie. Io sono sempre dell'idea che Noyz bisogna capire che cosa vuole fare nella vita. Perché una volta fa rap, una volta fa rap, una volta fa featuring, fai tatuaggi. Una volta fa tatuaggi. Ma sto featuring con Capo Pro, io non vedo l'ora che esce. Se esce. Ma tanto il disco lo facciamo. Guarda, l'unica cosa che stona lì dentro è Capo Plasma. Abbiamo, non lo so, non l'abbiamo sentito. Io e Fabio abbiamo già litigato su questa cosa di Noyz Narcos. Perché lui è una stupida merda. Quindi ci abbiamo già lanciato i piatti. Mi hanno detto il video è figo, guardatelo attentamente. La canzone noi abbiamo sentita è la solita roba di noi, adesso diciamo subito, la solita roba di Noyz Narcos, dove parla il quartierino di lui che torna a Roma, ancora, della 25 musica anni. Ci sta, è il suo personaggio, lavora così, gli piace fare quella, non dispiace. Il ritornello è molto figo perché è il campione dello stornello romano, campioni, no, quindi portando un sound tra virgolette nuovo con un campione. È interessante vedere come la nuova generazione accetta questa roba vecchia. Nuova generazione è merda. Andiamo col video. Caro funebre, loro che mangiano, ma che belli. Bammi appena parla. Su una bara bianca. Non c'è un bambino, raga. Ma chi era? Alberto da Crema? Sembrava Grillo. Bello. Ma fino a qui Noyz Narcos, niente di... Sì, la retorica da depressivo sedicente. Roma è tutta nostra, costa metto benzina. Ma quindi questo ritornello bellissimo e struggente, riferito alla musica stessa, immagino. È un corto veramente bello. Perché un bambino è vestito Nike? Perché è lui da piccolo, è morto l'innocenza di Noyz Narcos. La Ferrari dentro la merda. Che poi è l'unico classico bianco di un funerale. Immagina cazzo. Bambino bellissimo. No, ma gli attori erano tutti belli. Guarda che facce c'ha, no? Questi sono attori. Sì. Tra l'altro la ragazza lì è bellissima. Vero. Quindi lui si incontra da piccolo e sono morti e sono anni. Paradiso e il bambino è lui stesso. Boh, e dietro delle gente con le moto. Sì, sono gli angeli quelli. Con le moto, beh, sono gli angeli del quartierino. Sono gli angeli, sono gli angeli del Francesco blocco. Francesco Lettieri. Gli angeli del blocco. Non ci pagano, guarda quanta gente. Sì. Questo è un cast, raga. Comparse, esatto. Per quello dicevamo che erano attori belli e bravi. Grotteschi volutamente. Sì. Allora, leggiamo il testo prima di parlare. Volentieri. Video. Bellissimo, se dobbiamo parlare bellissimo. Del video è bellissimo. Poi il fatto che lui abbia sempre quest'occhio sul retro, sul grottesco. Sì, mentre tu cerchi il testo, io ti do il mio primo acchito. A primo ascolto, video non diciamo niente perché è fatto benissimo. Del motorino degli angeli che è, può essere una chiave di lettura. C'è che io sicuramente non ho quello. Gli angeli sporchi della gente che va in paradiso perché sei un bambino. Però sei nato in mezzo a Borgataro, quindi sono gli angeli borgatari con l'angelo custode grosso col Ferrari borgataro. Dai, figo. Però la prima lista di Noyz Narcos è, faccio una breve premessa, la prendo larga, fammi finire. Ero in campeggio fino alle 4 del mattino, sta ragazzina di 16 anni che tirava le pezze a quello che se la voleva scopare di 16 anni, che non gliene fregava un cazzo. No, perché non è... ti ricordi Backstreet Boys? Sì. Che c'erano tutti gli stereotipi e c'era quello con il problema di cuore, no? Così tutte le ragazzine, oddio, un problema di cuore. Ho visto ieri la foto di Aaron Carter, esatto. L'ha conciato male. Oddio, un problema di cuore, io lo amo troppo perché lui è poverino, soffre di cuore. C'era sta ragazzina
tossica raver, no? Sì. Di 16 anni fa: no, perché tu non capisci, Noyz Narcos è il mio amore e lui ha l'AIDS. Era la Rickers di Noyz, perché lui ha l'AIDS e un giorno morirà, perché ma io l'AIDS. Ma l'avrà detto in qualche testa questa ritardata. Ah! Non ha mai detto che ha l'AIDS. Questo è quello che diceva lei, non sto dicendo che Noyz ha l'Arcos. Ah, l'Arcos. Che Noyz ha l'Arcos. No, hai capito? Io la certa sono uscito in tenato, porco! E basta. Hai fatto bene, ma fatto perché bene. Un'ora di questa che si strugge, c'ha i patemi per Noyz. Perché sto dicendo sta cosa? Sì. Che è la ragazzina tossica di 16 anni che vuol farla al core, sì. Però sempre ragazzina puttanella è. E quindi c'ha il sex symbol di, certo. Di quella cosa lì. Perché voglio sto dicendo questo? Sì. Perché la prima listen è minchia, ancora la stessa roba fatta apposta per deprimere i quindicenni, sedicenni in crisi ormonale. E io ti dico. E tu che sei un sedicenne? E di sei cripple bastard. Uguale. Allora, ma quanti anni avevamo? Ma io di Cripple Bastard mi ascolto ancora adesso. Ma li ascolto ancora adesso, ma adesso me ne accorgo che è una roba fatta apposta. Oppure quello che riesci a scrivere, quello che ti viene meglio ti viene da scrivere. Se voglio proprio trovare la cosa da rompere il cazzo, sì, è certo. Minchia, ancora sta roba depressa, la retorica. Ancora questo, è mezzo sangue, ancora questo. È la retorica del depresso, cioè, che devo deprimere, cioè a me non mi deprimi. Però scusa, ci vuole l'evoluzione musicale e se ci c'è troppa evoluzione. Ma ci vuole un po' meno roba gratuita. Cioè, è mezzo sangue dice una cosa molto bella nell'ultimo disco. Non confondiamo l'evoluzione col progresso. Esatto. Ma poi anche un po' meno roba gratuita. Leggiamo il testo, perché ancora io non ho. A me sembrava un freestyle messo così con tante parole belle a caso. Ogni stronzo su sto mondo dovrebbe ascoltarla, la musica. Lacrime d'inchiostro addosso la mia penna parla. Su carta porto una fotografia. Ecco perché s'ascoltano la roba mia. Cannone in auto in galleria. O cannone in auto perché spingi o perché stai fumando. Gesù Cristo n'ha mentito. E l'hanno crocifisso. Non ha mentito, l'hanno crocifisso. Vuoi un quadro dettagliato della merda che ho visto? Stasera ci sto. Metti Noyz più 10 in lista back. Le catene pesano, protegge her neck. L'oro brilla sempre, ma un cristiano prima o poi si spegne. Luccica soltanto in cielo tra le stelle. Bello. Però vedi, capisci che questo è tutto controcorrente a quello che c'è ora? Adesso esplodo, sto per provare un assaggio di sta roba. Dai, è forte, monster. Della morte? Un po'. È sempre molto ambiguo. A me sta roba un po' giorno al cazzo. Perché c'è. Perché non sai come rapportarti con lui. No, perché ti ripeto che tanti nostri amici, sempre con questa ambiguità, sai dove vanno a finire. I miei amici sono dove sono andati a finire. Per sta merda ho ancora troppo cuore, troppo hardcore. Per ste passerelle fashion c'è una bad session. Però capisci che io questa roba non la trovo da nessuna parte. No, no, infatti è figo. Prega che non ti svegli freddo sotto il cipresso. Okay. Squaglio la nave, la lascio affondare. La bocca tiene il pugnale. Io lo conosco bene il fondale. Niente scrigni né gioielli. Del resto non è questo che sogno. Beh, figo però anche questo. Lo conosco bene il fondale. Del resto non è questo che sognano i pischelli come me. E non c'è avere paura che il traffico scorre. E al massimo sono due madonne sulla via. Questo non lo ripeto. È una cosa di Roma, boh. Penso smadonnare sulla via. Che sono due bestemmie che tiri mentre fai la strada. Voglio restare con te stanotte fino a mattina. Roma è tutta nostra. Accosto. Allora, fino a qui non c'è ino alla droga. No. Anzi, cioè, stai lontano dal fondo perché sul fondo provo non c'è. Assaggio di sta roba dagli Forte Monster sarà proprio un assaggio di questo rap hardcore, spero. Le meglio stelle brillano ste luci, storie maledette di ragazzi truci. E tutti sti soldi che bruci a cosa sono serviti? Bravo. Almeno ti racconteremo che ci siamo divertiti da pischelli. Sì, per colazione in hangover non sbagli. Quindi carbonare in hangover. E occhio a come la tagli, vedi. Metti fogli in contanti a ventaglio da 100, per il sound più catto al momento. Fuori una piscina congelata e non mi piace più. Gomiti al bancone e bevo che Malibu. Che cazzo vuol dire? Cosa? Fuori una piscina congelata. È una piscina inutile, è un parco giochi che non mi serve. È una piscina congelata, che cazzo ne so. Sempre tutto e non sono mai appagato. Me lo vedi dalla boccia di gin che ho svuotato. Ma manca zona, mi manca zona mia, le cose che ho lasciato. Un bacio a mamma mia, anche stanotte dormo preoccupato. Perché non vede la mamma. Allora, il testo è bello. Allora, il testo è bello, però c'è sempre questo enorme stacco tra quello che sento, il percepito, e poi leggere e... È l'attitudine che c'ha nel cantare sulla base che tu associ a un periodo della tua vita che hai conosciuto persone. Questa è un'associazione che fai tu. Ma infatti è la mia first list, no, non è un'associazione, è la legge universale. È un'associazione che fai tu, e per questo dici, questa roba mi ricorda un periodo in cui giravo con gente che conosciamo sì, che ha merda, e purtroppo l'associa alla merda. Però anche ritornando alla ragazzina di prima, tanta gente associa questa
questa cosa la merda. Tanta gente la vive come me. Quando ascolto Noise, io che non mi drogo, che non me ne frega un cazzo, sì, di fare il coatto, di drogarmi, di spaccarmi e di pippare per poi andare in giro a dire ah, solo mi spacco a me. Tanta gente, anche super giovane, ascolta Noise e ha quel percepito. Poi leggi il testo e se hai due dita di cervello e due grani di sale in testa, capisci cosa vuole dire. Ma al momento l'impatto, porca puttana, è quello. E la soluzione è avere il cervello. Uno non è responsabile di tutti i ritardati del mondo che lo ascoltano. Per carità. No, ma anche pensando a una soluzione, no? Non può. Puoi cambiare, no, lui, non deve cambiare anche lui, perché sennò non, ma no, più, ma non sto parlando noise, io sto parlando della percezione di questo hardcore. Purtroppo questo frangente hardcore. Il frangente hardcore ingloba tanti ritardati tossici, che non è che basta che sei un tossico là sei hardcore. No, cioè, basta avere il cervello. Basta avere il cervello. Poi non sto condannando tutti quelli che si sballano. Cioè, io mi chiavo una bottiglia di vino al giorno, non è quello il discorso. Il discorso è trovare la ragazzina aspirante suicide girl, aspirante groupie, si pensa di essere hardcore, certo, perché va a fare la chetamina ai rave e si fa un piercing e prende la caccia in culo, piercing al setto, che poi quando vede me gli do uno schiaffo e va a denunciare. Io so che non sono padre, cioè, sai cos'è il problema? È che gli stessi rapper dovrebbero dare dei calci in culo a gente così che li segue e dire te non hai capito un cazzo. E noi non solo sappiamo, che, solo che non possono neanche perdere il fan. Io ho racconti di gente che quando erano ai live vedeva gente di merda e li pigliava calci in culo davvero. Ha fatto bene i Mischilla a dire oh, io non voglio le ragazzine de merda sgrillettate che gridano come per i Backstreet Boys al concerto, vaffanculo te e tua madre che ti porta. Ecco, ha fatto bene i Mischilla, prende una posizione del genere, perché interessante. Ci sta la ragazzina che mi vede, sono figo, si guarda il video, mi mette like, si compra il CD, è una cosa, mi vede perché sono bello e dal CD impara anche qualcosa, comunque apprende o impara a sentire il rap, certo. Ma non è un posto per ragazzine il concerto, e se tu sei 16 anni non è perché sei una scappata di casa e ti droghi allora devi fare la di più. È proprio questo, perché poi ti rispondono pure male. Hai trovato la cosa giusta. Questa roba non è per ragazzini, è per basta. Gente che ha due dita di cervello, che riesce a scindere le cose, a capire le cose come e a sono... non estremizzarle nella merda, esatto, sfociando poi quello che è successo, esatto, ai nostri. Perché lui ha detto da ragazzino ho fatto quello che ho fatto, qua ti devo dire, ti dirò che mi sono divertito, però non è che ne va fiero. Non arrivare al fondo, che io al fondo che, c'è stato... che nel fondo non ci sono gli scrigni, cioè c'è solo la merda, il fango. Raga, questo è figo. Due dita di cervello, come sappiamo che le Noise, che quando guarderà questa reaction ha capito perfettamente cosa volevamo, certo, dire. Un applauso al video perché è veramente, video è veramente figo. Bello. E sapete che noi siamo criticoni. Abbiamo cercato di criticare anche questo, perché è giusto criticare, sennò sono tutte leccate di culo. E noi siamo qua proprio per quello. Per me viene un po' difficile di più criticarlo perché ho. A te te piace. Mi piace. Allora, tanto. Io sono sempre stato un anti-Truce Clan, un anti-Noise. Per questo discorso del percepito, che io vedevo che tutti i fan suoi erano così. Teste di cazzo tossici che si sentivano sto cazzo solo perché andavano in rave a drogarsi. Infatti adesso ho visto che fine hanno fatto. Se questo è pubblico. Adesso sono passati 10-15 anni. Tanto purtroppo abbiamo visto che fine hanno fatto. Ciao.